faccio le prime. Vai. E poi dopo... Siamo tutti pronti, possiamo? Mister, è una squadra che finalmente sembra aver trovato quella maturità che insomma anche lei richiedeva ad un organico composto per lo più da giocatori under 21. No, direi che questa squadra è una squadra che dall'inizio del campionato che cerca di giocare calcio, poi certe volte ci è riuscita, certe volte no. Poi di nuovo la maturità. Io da come abbiamo preso gol continuo a dire che siamo ancora immaturi. Però nonostante tutto penso che la grande voglia, la grande applicazione ci permette di in questo momento di superare gli avversari. Ecco, si richiedeva a Foggia una certa continuità. È riuscita la squadra ad inanellare 5 risultati utili consecutivi, mai in precedenza era accaduto. È proprio nel momento in cui il campionato sta entrando nella sua fase decisiva. Un buon segnale questo. Buon segnale, siamo rimasti attaccati alla zona playoff e speriamo di giocarsi ancora delle nostre possibilità. Ecco, in prospettiva, il fatto che il Foggia stia anche superando delle rivali, ecco, che significato ha? Ha battuto l'Atletico Roma, ma in precedenza aveva superato di goleada anche la Juve Stade, lo stesso Lanciano che in questo momento ha le spalle. Da un anno indietro ha battuto anche il Benevento. Insomma, rispetto all'inizio del campionato che faticava con le cosiddette grandi, un Foggia che ha preso coscienza della sua forza. Direi che stiamo facendo risultati, io continuo a dire anche all'inizio del campionato noi sul piano di gioco abbiamo sempre fatto qualche cosa più degli avversari, tutto. O ci facciamo raggiungere e superare o abbiamo fatto qualche errore sciocco. Io mi auguro che riusciamo a eliminare quei errori e continuiamo a giocare il nostro calcio. Dove deve migliorare soprattutto la squadra per essere lei soddisfatto insomma del lavoro? Ma io soddisfatto non sarò mai perché c'è sempre una partita di 90 minuti, c'è sempre qualche errore, ci sarà, lo fanno anche a Barcellona, quindi a me soddisfazione non è parola per me. Beh, almeno degli attaccanti sarà soddisfatto, almeno di due, vale a dire Insigne e Sauristo che hanno messo a segno qualcosa come 33 gol. Vabbè, ma hanno sbagliato anche loro tanto. Dietro anche comunque una squadra che comincia a prendere meno gol rispetto al passato, no? Insomma sta crescendo un po' tutto. Vabbè, per ora i risultati ci danno ragione, il gioco ci dà ragione, quindi io, ripeto, siamo sulla buona strada, ma non basta, bisogna continuare, bisogna cercare di migliorarsi e bisogna cercare di giocare domenica su domenica con massimo impegno e intensità. Sono recuperabili i mister per Siracusa, Santarelli e Salomo? Cioè nel senso possono essere a sua disposizione? Non lo so perché mancano 10 giorni, io spero di sì. Ho già fatto solo radiografia e non è uscito niente. Quindi è una forte distorsione questo? Al momento, la risonanza la fa penso domani. Mister, in quest'ultima settimana, dopo un periodo in cui gli osservatori non locali, nazionali, ci elogiavano e ci prendevano un po' in giro, ah sì, il solito Foggia, ne fa 5, poi ne perde 2, fa 2 vittorie, quelle. Invece quest'ultima settimana, non so se vi hanno notato, un po' tutti gli osservatori sono sia ex calciatori che commentano la categoria, sia allenatori, convinti che se il Foggia andrà in playoff, come dire, sarà la squadra da battere, ecco, la squadra, tutti dicono, non auguratevi di incontrare il Verona che è in ascesa nel girone A e il Foggia che gioca un bel calcio che è il grande super nel girone B. Lei come
a me, questo cambiamento anche, come dire, di visione rispetto ai ragazzi che appoggiate. No, ma di no, che devo dire? Sono contento che la gente che ha fatto calcio, che fa calcio, ci calcola Foggia come squadra importante. Ripeto, all'inizio del campionato non si parlava così, nel senso che ne aveva sempre 12 ragazzi che hanno fatto solo primavera, è difficile al primo impatto fare della buona impressione anche a livello di Lega Pro. Quindi a me fa piacere, poi è normale che invece di sentire queste cose vorrei che la squadra fa quello che pensano loro, che ci può essere differenza. Ma lei non se l'aspettava questo percorso? Io ricordo che a Castellammare di Stabia, quando dicevo tutti, disse lasciateli lavorare perché poi alla distanza questi ragazzi, sono bravi ragazzi, cresceranno e usciranno fuori, no? Quindi lei comunque l'aveva immaginato questo percorso, anche questa capacità di sbocciare in maniera anche prepotente, cioè per questi ultimi 5 partiti in Foggia non è che ha vinto su episodi, ha vinto perché ha giocato, per qualità, per capacità, per... Vabbè, uno a quel tempo lo diceva un po' per voler anche caricare i ragazzi, per darci la responsabilità, la voglia di fare. Penso che i ragazzi l'hanno preso giusta e hanno dato quello che potevano dare finora. Senta, in prospettiva playoff, quindi anche per concludere questo campionato, ma anche per fare il secondo, cioè per quello il secondo campionato, ci si azzera più o meno. Io credo che gli acquisti a gennaio siano stati, come dire, nel complesso azzeccati, cioè quel poco che serviva al Foggia è arrivato, cioè avere più soluzioni per esempio sugli esterni, è soddisfatto da questo punto di vista, era quello che cercava, che voleva, perché onestamente se non sta bene Farias le ha una soluzione con un di lì, se non stanno bene tutti e due, addirittura Vacca, che era partito all'inizio come titolare. Sì, io penso che davanti abbiamo risolto, poi purtroppo nel mezzo per Petuini, che ci contavo tanto, si è fatto male subito. Comunque spero di averlo ancora per fine campionato e vediamo se ci può aiutare anche lui. Mentre Veruschi, anche lui aspetta la sua occasione. Però direi che la squadra è abbastanza equilibrata e completa. Io mi auguro che evitiamo le squalifiche e infortuni. Quindi vorrei poter contare su tutti. Se pensi adesso c'è questa sosta forzata per il Foggia che ci sarebbe stata per due domeniche. È una sosta che fa piacere, insomma, perché onestamente avere 5-3 convocati, più 4 convocati, non è di tutti i giorni, tant'è vero che questa richiesta del Foggia, come dire, modificherà alla fine, o ha già modificato il regolamento interno della Liga Pro. È una cosa che può aiutare ancora di più la squadra a fare invece, cioè anche compagno di squadra, quindi, che lancia insigne a rete, sa che va in nazionale, è soddisfatto a fare l'insigne che in nazionale ce l'ha davvero. No, io sono felicissimo per quelli che vanno in nazionale, perché penso che maggior riconoscimento per quello che stanno facendo sul campo. Oltre nazionale non ce n'è. Quindi questo per me è un premio e per la società e per i ragazzi. Dall'altra parte mi mancano oggi, sono triste che non ci stanno con noi sul campo. Mister, qual è la cosa che le è piaciuta di più domenica scorsa della sua squadra? La voglia di fare, la squadra era convinta, io l'ho già detto dopo la partita, nell'intervallo si è detto che si pareggia e si vince, e ce l'hanno fatta perché hanno voluto.
di solito non succede spesso, nel senso che la squadra che va sotto poi va in panico e non sa che fare. Invece la squadra ha risposto benissimo. L'esperimento con a destra l'ha servito? Lo ripeterà ancora? Per me sta facendo bene, a parte dove non c'è un attaccante vero, un attaccante con le qualità diverse da Franchini, lo può fare, poi quando c'è uno un po' più che va dentro, che fa più punta che tornante, allora potrebbe avere problemi. Queste l'ultimo scorcio del campionato, manca un quarto del campionato. Io non so se c'è una ricetta per il numero di campionati da dire, ma con questi ragazzi che idea si fa? Cioè, come adesso tenerli concentrati e non far venire le vertigini a tutti? Può essere un rischio. Vabbè, io in questo li vedo più maturi, nel senso che si rendono conto che giocano per qualcosa e che potrebbero prendersi soddisfazione e dare soddisfazione. Quindi, a prescindere che sia tutto campionato, io non ho motivo di lamentarmi, che si sono comportati sempre bene, ma ora sono pure coscienti che possono farcela e si comportano di conseguenza.